Ah, va bene. L'importante è che sia Pietro. No, vabbè, scherzo. No, forse no. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono FaviJ e oggi siamo su Ultimate Epic Battle Simulator. Meno male che c'è scritto perché non mi sarei mai ricordato il nome. Allora, vi spiego. È una cosa fighissima, veramente troppo figa, che simula una battaglia, in poche parole, non l'avreste mai detto. Tra cose. Cioè, tu puoi scegliere delle cose per combattere, cioè è bellissimo. Puoi fare tipo anche zombie contro gente a caso. Non ho mai visto niente di sto gioco, quindi mi spero iddio che sia una roba decente. Ma io cosa vedo? Ho visto gli arcieri, bene. Ah minchia, porca vacca. Vabbè, ma mettetevi almeno distanti, Gesù. Qualcosa mi dice che quelli sono gli haters e questi siamo noi. Gli arcieri avevano la mia stessa voglia di vivere in sta partita. Ma li hanno arati in un 3 secondi, vabbè. Credo che i T-Rex siano troppo forti, quindi vabbè, allora facciamo così. Un T-Rex contro 250 arcieri. Speriamo che qualcosa faccia. Ah, puoi decidere dove metterlo. Ah, beh, che ne sapevo io. Stavolta dovrebbe essere un po' più easy, in teoria. Speriamo. Forza arcieri, che prima ho sbagliato. Come si... Ma come si muove la videocamera, che non ho capito? Ah, stava caricando. Va bene. Vabbè. È morto. È morto, perfetto. Quanti ne ha ammazzati? Veramente pochi, va bene. Quindi un T-Rex è battibile. Press N to use select God Power. Ah, io non ho fatto nessun peto qua, eh. Va bene, sti cazzi dei T-Rex. Proviamo a fare un po' di robe diverse. Tipo, medieval. Cosa c'è posso mettere? Ah, minchia, posso mettere la gente con la spada. Tipo i cavalieri, ok. Allora, aspetta, facciamo un attimo. Cavalieri contro. Cioè, ma quanta roba, ma è bellissimo. Ah, facciamo un cavaliere contro 100 galline. La curiosità è veramente troppa, raga. Cambiamo mondo, mettiamo città dei Crusade. Vabbè, tanto mi metto sempre fuori. Vai. Gioco è crashato, bene. Le 100 galline erano difficili da caricare. Mi immagino che sia tipo l'apocalisse. Oh, che bella mappa. Cioè, sarebbe bello farli combattere in città. Dopo ci proviamo, solo per vedere. Queste sono le 100 galline. Cosa vedo? Allora, dopo che hai lodato il sole, ammazza tutti sti polli. No, non credo sia in grado di fare. Non lo so. Questa è per la scienza, per la scienza. Vai. Sì, ma così facciamo notte, zio. Cioè, tira un po' di spadate in più. La brutta fine di un uomo. Poverino. È durato veramente poco, sto Cristo. Guarda, guarda lì come sono carichi. Guarda. Guarda come non sono per niente impauriti. Porca vacca, sembra mio zio. Va bene, ragazzi, 3, 2, 1. Beh, è la Madonna. Io non pensavo di arrivare a un certo punto nella mia vita. E invece ci siamo arrivati. Sono contento, fiero di me stesso. Fiero del percorso da YouTuber che sto facendo. Fiero del mio canale e di voi iscritti, che mi vedete portare contenuti di qualità giorno dopo giorno. E l'essere umano, come sappiamo tutti, è la specie inferiore. Bene! Sono durati più di prima, ma effettivamente le galline sono il fatto loro, solo perché sono discendenti dei dinosauri. Ma a proposito di dinosauri, avanti, uomini, fatemi vedere cosa sapete fare! Fatemi vedere che sareste sopravvissuti all'estinzione! Eh sì. Eh sì, vabbè, allora a posto. Molto bene. Molto bene, caro, molto bene. Ok, niente da fare. C'è la categoria YouTube, posso mettere gli YouTubers? No, per chiedere. Gli orchi, ciclopi giganti. Voi siete scemi. C'ho dei bordelli allucinanti. Allora, ciclopi giganti ne mettiamo 15. T-Rex ne mettiamo 35. E poi mettiamo un sacco di umani. Allora, raga, questa la dovete vedere. Questa è bellissima. Allora, abbiamo 35 T-Rex, 15 ciclopi giganti, 25 orchi giganti contro 150 spadaccini, 150 cavalieri, 50 soldati dell'esercito americano, 50 dell'esercito tedesco, 50 spartani e 50 romani. Let's go! Questo è veramente un genocidio. Non so cosa può succedere. Carica tutto quello che vuoi, amico mio. Ci sarà un bordello. No, vi prego, questo è veramente fighissimo. No, non ho idea, però sarà la vita. Porca vacca, che brutto. Dove sono i giganti? Eccoli. Ah, eccolo. Mi sa che... No, non so, perché sono proprio tanti gli umani, eh. Quindi non so come va a finire. Secondo me perdiamo. Quindi devo aumentare un po' di umani. Aspetta, faccio un cambiamento, sorry. Vediamo. Così va un pelo meglio. Auguri! Cosa vedo? Ma quelli stanno sparando.
Sì, ma state sparando. Morca va, cosa vedo? Ah, ma quelli lanciano le rocce. Ah, regà. Madò, che bordello. Chi sta vincendo? Madonna, ma è impossibile. Mi sa che gli spartani sono un po' morti. Dovreste sparare un po' meglio, però. Giocate un po' di più a Fortnite. Ci hanno arati. Ma arati fort... Madonna. Porca vacca, che genocidio. No, regà, fermi. Ho dato troppa fiducia al genere umano. Ho sbagliato. Dovevo dare... Minchia. 5.000 minimo. No, veramente fanno cagare. E questi 1.500, 1.500. No, veramente, se no non ne usciamo più. Mi sa che stavolta è un po' più difficile. Però non sono proprio sicuro della... Madonna, quanti spartani. Stavolta ci abbiamo il pene un po' più grosso. Ma sono comunque titubante. Via. Come ho fatto a non scoprire questo gioco che è il gioco della vita? Come? Vai, 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 vai. Sono tutti spadaccini, contate. Madonna, che bordello. Forza, omini. Fatemi vedere. Questa è dura. Ah, posso impossessare delle persone? Ah, figo. Urca vacca, che male. Allora no, fammi spossessare uno spadaccino. Uno in mezzo, a caso. Ciao, mi chiamo Pino. Sono qui per caso e picchio i T-Rex. Aspetta che vengo. Vengo e ti picchio. Niente, sono morto. Scherza, non impossessiamo niente che non sono capace. Attenzione, attenzione. Signori, potremmo avere dei vincitori stavolta. Ah no, ci sono ancora gli ogre. Porca vacca, stavolta hanno spawnati un sacco, raga. Porca vacca, che figata. Occhio, fammi impossessare uno di questi. Che brutto, porca vacca. Mena, mena. Che male. Raga, sembra il Signore degli Anelli. Più o meno. Mi sa che hanno perso i cattivi qua. Li hanno menati fortissimo. Però vabbè. E there we go. Signori, questa è stata molto più combattuta. Ma hanno vinto gli umani. Nuclearizziamo. Io come ho fatto a scoprire questo gioco adesso? Qualcuno me lo spiega? Ragazzi, stavolta ho spawnato anche un sacco di orchi. Che se stanno a menare. Orca vacca, che male. Questa volta non ho idea di chi possa vincere. Non lo so. Orca vacca, no. Non voglio impossessare nessuno, voglio tenermi lontano. Ma una domanda, se io lancio la bomba nucleare laggiù, muoiono quelli di qua? No. No, era per chiedere. Porca vacca. Cosa ho visto? Porca vacca. Che onda d'urto. Io ho i poteri di Dio. Posso decidere se agevolare qualcuno. Molto bene. Qua non sto capendo chi sta vincendo. Che bordello. Credo stiano vincendo i cattivi. Non ne sono sicuro. Proviamo a mettere un po' più di velocità. Credo che vincano. Credo. I cattivi. Però di pochissimo nel caso. Cosa cavolo vi... però non vale. Io ho ucciso tutti quei... no, allora aspetta. Ho ucciso un sacco di esseri umani io con quella bomba lì. Questi qua dovrebbero essere morti. Non ho capito chi ha vinto. Mea culpa che ho fatto fuori della gente che non dovevo far fuori. Scusate. Ho usato i poteri di Dio contro quelli sbagliati. Rifacciamo. Ditemi voi se... Ma così, eh? Se i soldati devono avere sta mira veramente orrida. Ma brutta fo... Madonna, ma... Ma sparate giusto. Porca vacca, che mira brutta. In teoria con i soldati è molto giocata la partita. Non ho idea di chi potrà vincere. I T-Rex sono quasi morti tutti. Non saprei su chi scommettere, raga, stavolta. È proprio difficile. Perché i soldati sono forti, eh. Cioè, menano. Menano i T-Rex quanto va. Guardali, che disastro. Mi sa che vincono i cattivi anche stavolta. Porca vacca, i soldati. E vabbè, gli orchi erano un po' tanti. Ci avete provato. E niente, e il rimasuglio dell'umanità è questo. Ci stavano per un po', per un attimo ci ho creduto. Va bene, cambiamo. Cioè, la Peppa! La Peppa! Quanti sono, Dio mio! Sono tanti. Alcuni sono laggiù addirittura, va bene. E poi c'è Chuck Norris. Ok, cioè, non ci arrivano neanche. Non... Ah, eccoli, adesso arrivano. Dovete andare. È lì, sta lì Chuck Norris. Arriva. Attento, Chuck, che arrivano i primi. Occhio. Occhio. È la Madonna. È la Madonna. Va bene. Cavacca, sta mena tutti. Guarda lì. Cosa vedo? Cosa vedo? È fortissimo. Arriva gente e continua a morire. Ma guarda, è fortissimo. Guarda, 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 guarda. Signori, abbiamo un vincitore. Non l'avrei mai detto, però a quanto pare Chuck Norris stava a metà vita, eh. Vediamo se muore andando nel vulcano. Così, per curiosità. No, non muore.
Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace, anche per i social che mi ho dato in descrizione. Se non siete ancora iscritti iscrivetevi e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Beh ragazzi.